Oggi la giornata nazionale del sollievo e a Pesaro il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Giovanni Pasimeni. Una ciclopedalata nel segno della solidarietà. La partenza da Piazzale Europa alla Baia Flaminia. L'arrivo all'area floristica protetta 106 sotto il Monte Ardizio. 16 chilometri in totale, 8 per l'andata e 8 per il ritorno. Abbiamo radunato un sacco di persone, degli amici e persone che condividono anche il bisogno di parlare di questo tema che è un po' ostico perché magari porta un'idea di sofferenza, di dolore, ma bisogna parlarne perché tante famiglie magari hanno bisogno di sapere che c'è chi le sostiene e chi li aiuta. Penso che giornate così comunque possano contribuire a dare più risalto a questo argomento molto delicato, a volte controverso, ma molto molto importante. Mi è sembrata una cosa molto carina a cui partecipare e intanto per sensibilizzare magari anche persone che non sono dentro a queste cose. Una bella occasione per dimostrare che ci crediamo. Trovarsi insieme dà l'occasione per ribadire l'importanza delle cure palliative pediatriche, con un pensiero a chi, a dispetto della giovane età, è già provato dalla sofferenza. Si tratta di garantire una vita dignitosa alle persone che purtroppo hanno contratto delle malattie anche rare a volte e molto limitanti. Beh, grazie alle cure palliative pediatriche si cerca di garantire una vita il più normalizzata possibile. In Italia per gli hospice ne abbiamo Padova, Genova, Milano e Roma. Non c'è altro. Quello di Fano sarebbe il quinto Il in Italia. quinto in Italia, quindi pensiamo in che situazione siamo. Cioè, 35.000 bambini in Italia non sanno dove andarsi a curare. Tutta l'Italia meridionale non c'è un hospice pediatrico.